nascono i trulli? I trulli nascono dal prima del 1500. Si iniziava dallo scavo per ricavare la cisterna per la casa. Da quel materiale che si ricavava dallo scavo della cisterna venivano costruiti i trulli, tutto pietra su pietra. La costruzione è tutta a secco, interamente tutta a secco. Venivano fatte queste piccole casette, sia per l'uomo che anche ricovi per gli animali. Erano le casette tipiche del posto. Tu hai imparato questo mestiere a 13 anni, sì. Ma come si diventa maestro trullaro? La passione del mestiere per la pietra. Io già dall'età di 13 anni mi piaceva tantissimo la pietra. Quello che volevo imparare era proprio il fascino di poterli ricostruire questi trulli, delle piccole casette tipiche del posto, straordinarie, bellissime. Mi piaceva tantissimo e niente, la passione mi ha portato a impararmi il mestiere. E oggi lo sto continuando a fare. Ma chi è stato il tuo maestro? Il mio maestro si chiama Pasquale Resta, uno dei più vecchi trullari di Alberobello. Niente, da sotto di lui ho imparato il mestiere. Come si costruisce un trullo? In questo caso è un restauro che stiamo facendo. Viene prima scucito delle chianche che si sono asfaltate e ricucite con quelle integrate nuove. È tutto un gioco d'incastro, è tutta una costruzione a secco. Non viene usata malta, non viene usato né cementizio, niente. Sei rimasto uno degli ultimi trullari qui ad Alberobello. Come mai? È un mestiere molto pesante. Quindi i giovani non tanto lo vogliono fare come mestiere. Tutti i giorni bisogna stare al sole, al freddo, alle intemperie del tempo. Quindi tende sempre a scomparire questo tipo di mestiere. Poi tra l'altro non è facile. No, assolutamente, perché è molto pesante, perché la pietra è molto pesante. Quanti trulli hai costruito nella tua vita? Io ne ho costruiti molti di trulli, ma ne ho anche restaurati molti di trulli. Questo è uno di quelli che io ho restaurato circa 12 anni fa. Mi fai vedere un trullo come è fatto dall'interno? Sì, prego, faccio visitare un trullo. Ma è bellissimo, veramente bello. Anche se piccolo c'è davvero di tutto. Quanto è grande? Ma saranno circa una trentina di metri quadri. Queste travi servono per realizzare o un magazzino o se no diventano anche piccole stanze da letto. Lì sopra ci dormivano anche 10-12 ragazzini. Di prima si usava o per magazzino o per stanza da letto. Quindi in un trullo piccolissimo di 16-20 metri quadrati ci abitavano anche 10-15 persone. Quello del mastro trullare è un lavoro molto duro e difficile che tante persone non vogliono più fare. Ma chi raccoglierà la tua eredità? In effetti è un mestiere molto pesante e difficile che i ragazzi non vogliono farlo. E adesso mi sto augurando che mio figlio mi segua su questo mestiere.